Panoramica Zegna, ci troviamo adesso qui nella conca dei rododendri. Il periodo di fioritura dovrebbe essere fine maggio, primi di giugno, e al momento, come vedete, non ci sono i rododendri perché oramai se ne sono già andati. Raccontiamo un po' di storia di Zegna. L'Oasi Zegna è un'area naturalistica ad accesso libero e gratuito in provincia di Biella, Piemonte. Noi siamo arrivati da direzione di Prai, direzione qui verso la conca, non è molto distante. Le sue radici risalgono agli anni 30, quando l'imprenditore Ermenegildo Zegna, fondatore del gruppo Zegna, dopo aver creato Trivero nelle Alpi biellesi, l'impresa che porta il suo nome, e si dedicò a dare una nuova vita al suo paese natale. Oltre alla costruzione di case per i dipendenti, un centro dedicato anche alla salute e alla formazione, allo sport, tempo libero dei suoi concittadini, il progetto comprendeva la riforestazione delle pendici della montagna con 500.000 tra conifere, rododendri e ortensie, e la costruzione anche di una strada, detta anche la Panoramica Zegna, per consentire anche alla popolazione locale e ai turisti di godere dell'ambiente naturale montano. E partendo da questo grande patrimonio di idee e realizzazioni concrete, le nuove generazioni Zegna hanno raccolto l'eredità tramandata e nel 1993 hanno realizzato il progetto Oasi Zegna, che interessa il territorio montano esteso attorno ai primi 26 km della strada panoramica per un'area di circa 100 km². Primo esempio italiano di mecenatismo ambientale. L'Oasi Zegna ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del territorio, comunicando con i visitatori attraverso un innovativo sistema segnaletico di alfabeto visivo che descrive animali, piante e minerali che popolano il territorio e illustra la storia locale, trasmettendo ai visitatori una maggiore conoscenza e quindi un concreto rispetto della natura. Qui vediamo delle panoramiche bellissime, la bocchetta di Margosio. Ci siamo fermati un attimo a fare qualche foto, anche perché è uno dei tanti punti dove fermarsi e vedere dei panorami molto belli. Si può fare anche una bella passeggiata in salita fino ad arrivare all'antenna militare che vedrete tra poco. Qua ci sono tre vasche, non abbiamo capito bene il significato, comunque sicuramente sarà stata una bella faticaccia portare su queste vasche, anche perché la salita è molto ripida, non è che si arriva così con facilità. Quella che vedete lì è un'antenna militare. Vabbè, comunque, il progetto Oasi Zegna, come ambiente comunicante, si è sviluppato su due piani strettamente collegati tra loro. Il contatto diretto con la natura, sport ecologici e soft tourism, e la promozione dell'educazione ambientale grazie all'attività del Comitato Scientifico dell'Oasi, presieduto fino alla sua scomparsa dall'etologo Giorgio Celli e alla sua collaborazione con altri, e il Museo di Storia Naturale di Milano, con quale è stata realizzata la collana di guide scientifico-divulgative. Ecco, vediamo qui questa antenna. Pensavo che fosse per altri scopi, ma poi quando sono arrivato in cima è una bella salita, da fare. Mi sono accorto che era un'antenna militare. Ecco, adesso torniamo giù perché eravamo, diciamo, nel punto più alto lì, e pian piano scendiamo. Qui abbiamo una panoramica dall'alto del parcheggio. Ok, adesso siamo pronti per scendere.
Grazie alla particolare conformazione naturale del territorio e la notevole dotazione di infrastrutture ecocompatibili, l'Oasi Zegna è un laboratorio all'aria aperta e un luogo dove praticare tutto l'anno una serie di attività dedicate al tempo libero e allo sport, nonché all'escursionismo, al trekking, mountain bike, equitazione, palestra di roccia, percorsi di avventura sugli alberi, aquilonismo, sport invernali, eccetera, eccetera, tutte concepite nel pieno rispetto degli ecosistemi. Qui siamo a Bocchetta di Luvera, abbiamo fatto solamente una piccola tappa giusto per scattare due foto e poi siamo arrivati qua a Bielmonte, 1492 metri sul livello del mare, e siamo incappati proprio in una gara di mountain bike abbastanza tosta. L'accoglienza è garantita comunque da numerose strutture come alberghi, ristoranti, aziende turistiche che offrono cibo, ospitalità e prodotti tipici. Il Comitato Scientifico e il progetto Oasi Zegna si prefigge soprattutto sull'educazione ambientale e l'avvicinamento dei giovani, in particolare alla natura. Qui ci troviamo al punto di partenza e arrivo della gara. E devo dire che ho visto io personalmente fare di quelle salite che io mi domando come fanno. Un bello sforzo fisico fare queste salite. Vabbè. L'Oasi Zegna ha una forte vocazione internazionale e coopera con gli organismi e iniziative che ne condividono lo spirito. Già nel 1993, infatti, l'Oasi Zegna creò in Europa un collegamento con Alp Action, un'organizzazione che spinge le imprese a prendersi attivamente cura delle Alpi e sviluppando anche progetti concreti. L'Oasi Zegna ha inoltre siglato accordi di cooperazione con chi dimostra di avere a cuore il futuro del nostro pianeta, come Tema, organizzazione turca che lotta contro la desertificazione, come WWF in Cina, negli USA, RFA, eccetera, eccetera. In collaborazione invece con EMA, l'Oasi Zegna ha premiato noti personaggi del mondo dello spettacolo come Sting, John Travolta, Olivia Newton, eccetera, eccetera, per l'impegno dell'ecologia. Nel 2001 l'Oasi Zegna e AOC hanno premiato l'ex presidente statunitense Bill Clinton per le sue numerose iniziative, a volte a proteggere l'ambiente, mentre numerosi sono stati i riconoscimenti internazionali ricevuti in questi 10 anni di attività. Qui diamo uno sguardo ad altre angolazioni dalla parte del Piemonte. C'era veramente tanta gente quel pomeriggio. Qui abbiamo i seggiolini che portano in cima al ristorante, non c'è molto sopra. E adesso tra poco ci spostiamo e andiamo a vedere il santuario. Prima però diamo un'occhiata qui al panorama della Val Sessera. Poi un particolare peso ha poi il rapporto di collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, che ha concesso il patrocinio nel 2014 e con il Museo di Storia Naturale di Milano, Ecomuseo e altri luoghi di interesse. L'Oasi Zegna è parte integrante dell'Ecomuseo del Biellese, insieme alle cellule ecomuseali e delle diverse comunità locali, che tramandano la cultura popolare del territorio per valorizzare le spinte di coesione e sviluppo fra le genti. Sotto proprio questo profilo, la cellula costituita dall'Osi punta al mantenimento e alla esaltazione di tradizioni spiccatamente collegabili alla montagna e alla vita di alpeggio. Eccoci qua al santuario. Questa diciamo che è stata un po' la nostra ultima tappa. Questo santuario merita di essere visto. Riepilogando, siamo partiti da direzione Prai, direzione dove c'è la conca dei rododendri,
E abbiamo percorso tutta la strada, la panoramica Zegna. È difficile sbagliare perché non credo che ce ne siano altre di strade. Comunque si segue sempre una strada fino ad arrivare a Bielmonte. E da Bielmonte poi il tragitto è parecchio lungo, saranno penso 30 km, e ogni tot minuti, diciamo 5 minuti, c'è la possibilità di fare una sosta con delle piazzole, ci sono delle belle panoramiche e lì nei dintorni c'è sempre qualcosa da mangiare, qualcuno che vende formaggi, salumi, bar, ristoranti, eccetera, eccetera. Il giro è abbastanza lungo, da fare, diciamo che si può anche fare in una giornata intera, facendo tutte le varie tappe e le soste, guardando tutte le panoramiche e guardando un po' tutto in generale. E poi alla fine abbiamo deciso di scendere verso Biella facendo la strada opposta, e quindi abbiamo fatto un'altra strada per scendere. Le riprese video le ho fatte con la mia solita Y4K Plus. Spero che vi sia piaciuto il video e quindi alla prossima. Seguitemi su YouTube.